messaggio 45514. Facciamolo perché è importante. L'ha fatta anche con Do, me l'ha mandato perché l'ho sfidato in televisione a farlo e lui me l'ha mandato, perché se lo fa con Do, che è uno di quelli bravi, lo dobbiamo fare anche noi, che siamo altrettanto bravi, ok? 45514, la Lega del Filo d'Oro per aiutare, per fare un centro di riabilitazione per i bambini sordociechi. Dopo ve lo mando a Pinna e ve lo faccio vedere che l'ho fatti anch'io. Va bene? A Crip. Prego. E a Pinna. Tutti e due. Tutti e due. Grazie. Prego. Mise, sono tre punti d'oro, sicuramente. Lautaro che ha giocato... E meritati. E meritati. Si era fatto questa di... No, mi chiedo. Tre punti d'oro. Lautaro subito protagonista... Alla grande. Come a Sassuolo subito protagonista. Sì. A Sassuolo era stato protagonista. Aveva già giocato Lautaro. Ho detto questo. È la prima partita, hai già giocato. Siccome la domanda è: può giocare insieme ai Cardi? No. Come no? No, io no, non è la mia. Sapete fare solo questa. No. No. L'ha cambiata e ci può giocare, ma ci ha già giocato. Io volevo chiedere un'altra cosa. Poi bisogna che qualcuno corra fino all'area, certo, di rigore per mantenere gli equilibri di squadra, perché due giocatori sopra palla questa squadra qui per il momento non se li può permettere. Sì, era questa domanda, che gli piaccia oppure no, perché poi è vero che dentro l'area di rigore ha forza, perché ha forza proprio fisica e a forza nell'intuizione, a forza nell'andare all'impatto della palla, nel valutare questa è quella importante, questa piglia la te, questa piglia la te, questa non mi interessa, questa è quella importante e la piglio io, è di quelli lì, per cui è un giocatore forte, però poi ci sono anche gli equilibri di squadra. Stasera ha fatto una partita eccezionale, perché poi è molto che non giocava lui, Borca Valero, D'Albert, si è avuto delle risposte importanti. Per noi era fondamentale riuscire a fare questo risultato avendo messo dentro 5-6 calciatori che non avevano giocato la volta precedente, avevano giocato di meno, perché poi ci permette di diluire un po' queste fatiche in tutte queste partite qui. Poi sì, ci sono 3 o 4 giorni per andare a giocare la prossima, ma dentro la testa dei giocatori succede che da domani già cominciano a bruciare, perché la Champions è una competizione importante, e da domani se hai il muscolo affaticato, cominci a pensare a quella cosa lì e ti si addiziona poi dentro la testa quella che è una fatica muscolare fatta e una fatica del pensiero della partita che vai a giocare. E a noi ci succede perché tanti anni che non siamo a questo livello qui, ci sono molti calciatori che non hanno fatto questo. Invece permettere a qualche calciatore sì di cominciare a creare un po' di pensiero per quello che si va a incontrare, ma essere con il muscolo libero e riuscire a diluirlo meglio come peso, come carico, è importantissimo, importantissimo. Prego. Grazie. Luciano, quindi confermi un po' quello che ci dicevamo a Madrid poco meno di 2 mesi fa, cioè il discorso del cambio di modulo quest'anno, anche se magari in corsa si potrebbe fare, per il momento questa è la situazione che più ti convince, più della quale sei più sicuro? E stasera si è visto che poi in determinati momenti quando perdiamo questi 4-5 palloni di fila che non bisogna perdere, che non si sa come mai ci succede, però noi siamo ripetitivi nel fare questo. E allora sterza a destra, sterza a sinistra, sterza a destra, sterza a sinistra, se non si ha una difesa forte come è stata anche stasera la difesa, poi il buco lo trovano gli altri. Invece la difesa ha sopperito a qualche palla persa di più e noi dobbiamo riuscire a scegliere meglio,
riuscire a crescere sotto l'aspetto del comandare il gioco in delle fasi della partita, perché abbiamo buttato via molte corse, molti metri su dei palloni persi che non ci possiamo permettere di perdere. E poi la difesa ci ha messo la toppa, quando ho corso tutti, come si diceva prima, tutti sono stati sotto palla molte volte, quando ce l'ha fatta anche Lautaro, perché poi poverino da ultimo era da cambiare, e l'aveva chiesto anche lui, però poi si sono ammucchiate un po' di situazioni, pur non concedendo tanto, perché non abbiamo concesso quasi neanche neanche se non due traversoni dal limite dell'area o due ingressi in area che poi siamo riusciti a sbrogliare dentro l'area piccola intercettando il cross. Erano situazioni insidiose, però poi di vere e proprie occasioni da gol non ne abbiamo concesse, ecco, per cui abbiamo fatto una buona partita complessivamente. In fondo a sinistra. Buonasera mister. La differenza tra primo e secondo tempo, intendo come approccio, dove il primo si è corso tanto, si è attaccato tanto, è stato più una questione mentale o magari già un'idea di pensare alla partita? È sempre e solo una questione mentale. Nell'Inter è sempre e solo una questione mentale. Non c'è altra situazione. È questo fatto dell'importanza della missione che abbiamo di riportare l'Inter dentro una classifica nobile, dentro una classifica dove tutto il movimento interista possa essere orgoglioso del nostro comportamento. E a completare la testa, perché sennò siamo in tanti e non la facciamo tutti. Puoi farla dietro, grazie, dietro. Suggeriscila un altro, fatela. Prego. No mister, volevo chiedere se a questo punto del campionato, sono passate poche giornate, c'è la sensazione già che sia, non dico chiusa, ma che la Juventus sia di un altro pianeta e quindi ci sarà secondo, terzo e quarto posto un po' come gli altri anni, magari sarete qualche squadra in più, oppure lei tiene che non siano così invincibili quelli che sono lì davanti? Noi lo dicevamo all'inizio che hanno un po' di cose, insomma, ecco, loro l'hanno messa a posto quella di qualche volta di farsi trovare in cima alla classifica. Non ci hanno da creare questa abitudine, e poi hanno anche ricambi importanti, hanno gestione, perché anche Allegri sta cambiando molto e riesce ad essere sempre con 5, 6, 7 calciatori nella partita successiva freschi in campo, e poi hanno quello spessore, quel livello, quell'autoconvinzione, quei calciatori lì, insomma, le hanno passate tutte, la sanno tutta la storia di quelle che sono le complicazioni per stare ad alti livelli, ecco. Noi ancora dobbiamo mettere a posto delle cose, siamo lì che lo vogliamo fare, questo fatto di essere poi, di avere questa appartenenza dentro l'Inter, noi abbiamo il dovere di avere questa appartenenza, noi veramente apparteniamo all'Inter, siamo qui per lavorare giorno dopo giorno per migliorare l'Inter, perché lo dobbiamo fare per tutto quel sentimento che ci circonda. L'Inter è una squadra conosciuta e amata nel mondo, per cui non abbiamo altri pensieri che di riportare l'Inter a dare delle soddisfazioni a tutto questo amore che la circonda. Le ultime due.
il desiderio di riuscire poi a raccontare qualcosa del genere è veramente la vittoria fondamentale. È quello che ognuno di noi deve avere proprio in testa, di riuscire un giorno a raccontare che ho ridato onore ho ridato poi forza a tutto quell'amore e a quell'affetto che circonda l'Inter. Qui è in mezzo, calciomercato. Prego. Mister, appunto, collegato a questo, ma siccome è sempre una questione di testa, si può allenare la questione di testa, i risultati, soprattutto come quello di stasera, che dove tutta la rosa fa vedere che è da Inter, aiuta e fa crescere la mentalità. È vero, quello che è successo stasera dà un aiuto al completamento e fa fare dei passi in avanti, perché non ce la possiamo fare soltanto in 11. Poi c'è il calciatore che stasera non è contento perché non ha giocato, ma come dicevo prima, quello che poi ha giocato da domani si accorge poi che recupera peggio da questa partita qui, perché sa di andare a incontrare l'altra. E soltanto nella partita successiva, avendo giocato, si accorge poi di che costo abbia aver giocato stasera. Destruction.